1998, 1999, 2000. Oh, che fatica. Esistono diverse definizioni di fatica, ma in ambito sportivo viene definita come l'incapacità di mantenere la forza necessaria o prevista. In fisiologia dell'esercizio, invece, si dice che la fatica compare quando il tasso di rigenerazione dell'adenosina trifosfato non è uguale al suo tasso di utilizzo. Per adenosina trifosfato, detta anche ATP con un acronimo, intendiamo una fonte di energia. Benché questa definizione possa sembrare illuminante, ad oggi sappiamo che non sempre è veritiera, in quanto non sempre avere un buon tasso di rigenerazione dell'ATP permette di non sentire la fatica. L'affaticamento muscolare implica che l'atleta non è più in grado di sostenere un certo livello di performance, sia che si tratti di attività anaerobiche, come il powerlifting, il sollevamento pesi, sia che si tratti di attività aerobiche, come la corsa o il ciclismo. L'acido lattico, come erroneamente si pensa, non è la causa dell'affaticamento muscolare. Ciò che causa l'affaticamento muscolare è un'interruzione degli eventi a catena che intercorrono tra il sistema nervoso centrale e le fibre muscolari. Per saperne di più su questo argomento, vi rimando al video sull'allenamento neuromuscolare. L'interruzione di questi eventi a catena provoca una riduzione della produzione di forza e un rallentamento della contrazione muscolare. Tornando al discorso dell'acido lattico, è vero che non è la causa dell'affaticamento muscolare, ma ciò non vuol dire che non abbia un ruolo importante nell'interruzione della catena di eventi. Infatti, un accumulo di acido lattico nei muscoli provoca una diminuzione nell'attività degli enzimi coinvolti nel metabolismo, con conseguente riduzione dell'energia disponibile. Inoltre, influisce sui processi chimici che intercorrono all'interno delle fibre muscolari, provocando così un rallentamento della contrazione muscolare. Se volete saperne di più sull'acido lattico, vi metto in descrizione un link a un video di Gianmario Migliaccio che spiega davvero bene di che cosa si tratta. Inoltre in descrizione trovate sempre gli studi di riferimento per la creazione del video. Ma come si manifesta la fatica? Prima di parlare di questo, dobbiamo fare un chiarimento, perché ho visto che c'è un po' di confusione anche in altri video su YouTube tra ciò che è fatica e cosa sono i DOMS. I DOMS, Delay Onset Muscle Soreness, sono quei doloretti che compaiono 24-48 ore dopo l'allenamento. Perché compaiono? Perché durante l'allenamento ci sono delle piccole lesioni a livello delle fibre muscolari e il corpo, reagendo a queste lesioni con uno stato infiammatorio, vi fa percepire questi doloretti. Per lesioni delle fibre muscolari non immaginatevi uno strappo enorme, ok? Quello è uno strappo muscolare. Parliamo di lesioni piccole, 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 che però si fanno sentire abbastanza, no? 24-48 ore dopo, soprattutto se non vi allenate da tanto tempo. I sintomi della fatica, invece, insorgono durante l'attività fisica e si manifestano come acidosi, che è quella sensazione di bruciore muscolare che sentite quando spingete come dei dannati, perdita di forza, ovvero l'incapacità di gestire uno stesso carico, e perdita di velocità, ovvero l'incapacità di mantenere un'alta velocità di movimento. Se vi state chiedendo se è una cosa negativa sentire la fatica, la risposta è certo che no, se volete ottenere il massimo dal vostro allenamento. La dottoressa Claire Minchel, campionessa di powerlifting e ricercatrice, ce lo spiega con un esempio basato proprio sul powerlifting. Lei dice che se volete diventare più forti, dovete allenarvi con 3-5 rep max. Ovvero, cosa vuol dire? Che dovete fare al massimo 5 ripetizioni per un esercizio, con un carico che vi permette di fare solo quelle 5 ripetizioni correttamente. Vuol dire che se provate a fare la sesta ripetizione, non riuscite ad eseguirla con la tecnica corretta. Fate queste 3-5 ripetizioni, 2 minuti di pausa, per 3-5 serie per esercizio.
Ma perché dobbiamo seguire questo protocollo? Perché quando alleniamo la forza, utilizziamo principalmente le fibre muscolari veloci, che sono sì molto forti, ma hanno anche riserve di energia limitate. Quindi sono perfette per fare un lavoro breve, quindi 3-5 ripetizioni, ma hanno bisogno di tempi più lunghi tra le serie, quindi 2 minuti, per recuperare. Così le fibre recuperano e voi potete dare il meglio di voi stessi durante l'esercizio. E come possiamo noi prevenire la fatica? Nel 1991 sono state redatte delle linee guida per prevenire la fatica cronica negli atleti. Infatti, allenamenti intensi e ripetuti portano a una diminuzione nelle riserve di glicogeno e ci vogliono almeno 1-2 giorni di riposo o attività leggera e assunzione di carboidrati per rifornire queste riserve di glicogeno muscolare. Queste linee guida prevedono di consumare alimenti facilmente digeribili in forma solida o liquida ad alto contenuto di carboidrati, 1-4 ore prima dell'allenamento o della competizione, in un quantitativo che va da 1-4 grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo. Subito dopo l'attività fisica o comunque nelle 4 ore successive, si suggerisce di consumare alimenti solidi o liquidi velocemente digeribili, con un contenuto di carboidrati che va da 0,35 grammi a 1,5 grammi per chilo di peso corporeo. Come integrazione per ogni pasto, si consiglia invece di consumare un alimento solido o una bevanda contenente tra il 15 e il 25% di carboidrati. Si suggerisce inoltre di mantenere un peso costante durante tutto l'allenamento, monitorando il consumo di energia e la richiesta energetica dell'allenamento stesso, al fine di mantenere le riserve di glicogeno. Il tempo che passate ad allenarvi non determinerà se diventerete più forti o più veloci. È ciò che fate durante l'allenamento quello che conta. Se fate troppo e non vi alimentate correttamente, la fatica vi impedirà di raggiungere i vostri obiettivi. Parola d'ordine: qualità e non quantità. Ciao Italia!